Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Stavo per dire una cosa analoga, una manifestazione per la pace. Io prima facevo l'esempio del 62, che i papi e anche gli americani e i russi si parlavano di nascosto mentre si minacciavano. Io mi auguro che ci sia un'iniziativa per la pace vera, che non dia la sensazione di abbandonare gli ucraini e chi ha ragione, perché se poi è il pacifismo come anni andati, che sembra filo, era filo sovietico. Ora faccio rispondere Ricciardi, fatela sotto l'ambasciata russa e veniamo insieme, dire, io e Maurizio sotto braccio. Alcuni movimenti folcloristici che un giorno sono Novax, un giorno sono No Green Pass, un giorno, per favore, siccome non rappresentano nulla sotto il profilo del consenso democratico, hanno più spazio mediatico che consenso nel paese. Assolutamente, io vorrei che non è vero, lo assolutamente spazio, Gasparri lo spazio mediatico che hanno nel Gasparri consenso del paese tendente a zero, e ci sono state le elezioni, non contate nulla. Il popolo del chi viola, sono chi viola il codice mezzo, penale Gasparri, deve andare in galera. Quelli rappresentano gli astenuti, sì, sono la maggioranza, allora se rappresenta, fai un partito rappresentare gli astenuti è una pagliacciata, non li rappresentano. Senti tu che non sei avete nessuno, preso l'8% non sei nessuno, siete stati tu non rappresenti gli astenuti, voi siete ambigui. Facciamo una cosa, posso farle una domanda? Lei ci andrebbe a manifestare davanti all'ambasciata russa per la pace? Io per la pace andrei a manifestare dappertutto. Per ora è andato a fare l'assembramento alla CGIL. La ecco dove è andato. Io con lui non ci vado. La politica attuale ha fallito. Io con lui non ci vado. Praticamente il 36% delle persone non è andata a votare. Ma non le rappresenta lei, lei non è nessuno. Lei deve ringraziare la TV che le dà uno schermo. Non ci fossilizziamo su Paolo. Prendiamo dei voti per parlare. Prenda dei voti per parlare. Vigilerà. Sì, su vigilerà, questo bravo. Governo vigilerà. Allora, scusate, siamo sulla proposta politica in costante. Ricciardi, ecco.